Un po' inizieremo. Ed eccomi qua di nuovo con voi. Buon pomeriggio a tutti. Vediamo chi è già collegata. Ciao Angela. Ciao Francesca. Ciao Lina. Ciao Maria Pia. Ciao Filomena. Allora, per chi non mi conosce, io mi presento come naturalmente sto facendo sempre. Mi chiamo Lia Paparatto e lavoro con questa azienda da una vita. Mettiamo il silenzioso qua. Ok. Da ben 18 anni ho avuto la fortuna di conoscere questa bellissima azienda. L'azienda tratta dei coperchi particolari che ci fanno cucinare tutto ciò che mettiamo in pentola a bassa temperatura, rendendo più salutare e digeribile tutto ciò che cuciniamo. Oggi preparerò. Avete idea quando ai bambini viene voglia di dolce? Con l'impasto della pizza possiamo fare delle bellissime palline al cioccolato con questi quadretti del cioccolato. E per i grandi possiamo fare dei magnifici rustici. Poi andrò a preparare dei pacchi con pesce spada e gamberoni. Andrò a friggere anche una fettina di fegato avvolto nel velo, come di solito si fa, non so da quale parte del maiale fa parte il velo in questo momento, però avvolgendolo in quel velo viene più saporito. Queste sono le ricette di oggi. Vado a prendere l'impasto della pizza che me lo sono dimenticato in cucina, arrivo subito. Eccomi qua insieme a voi. Qua l'impasto della pizza ben lievitato, però premetto che la pizza che ho impastato l'altra volta, stamattina l'ho tolto dal congelatore e ce l'ho bella pronta. Ciao Rosita. Ciao Dolores. Ciao Marinella, ciao Antonella. Ok, ora devo preparare un po' di farina in una ciotola. No, basta che la metto in un piatto. Ora vedete cosa mi serve questa farina. Mi serve proprio per facilitare il lavoro.
Andiamo a mettere un po' di farina in quel vassoio. Devo rompere la cioccolata a tanti piccoli quadrettini. Si possono anche riempire con la Nutella, però la Nutella bisogna prima spalmarla in un piatto e congelarla e poi tagliarla a quadrettini. Però bisogna riempirla in modo veloce, se no la Nutella si scioglie. Quindi tante piccole palline al cioccolato. Le devo chiudere bene perché non voglio rovinare l'olio, perché poi lo devo usare anche per altro. Quindi veloce veloce. Li andrò a friggere nella pentola aria della Magic Cookery. Il segreto per quando andiamo a girare queste palline al cioccolato è far sì che stiano ogni dolcetto così vicini, perché dal momento che poi nel friggere si renderanno molto leggeri, vanno a galla e poi non è facile girarli perché stanno come vogliono loro. Quindi le palline vicine vicine qua, queste palline al cioccolato, non come noi ora che dobbiamo stare distanziate da tutti. Sto cercando di chiuderlo bene, però nel frattempo voglio mettere su qualche cottura, qualche altra cottura. Allora togliamo qua. In questa pentola della linea aria vulcanica andrò a cucinare dei baccheri. Mettiamo un po' uno spicchio d'aria. Così mentre si cucinano i baccheri preparerò questi dolcetti. Ora uno spicchio d'aglio. I baccheri hanno un po' la cottura lunga. Ciao Laura. Ciao Caterina. Andiamo a mettere un goccino d'olio. L'aglio non lo lascio intero perché in famiglia non ci dà fastidio, quindi lo sminuzzo proprio piccolino piccolino. Ok. Meglio che mi sposto un po' questi.
fetta di pesce spada. Lo vado a tagliare a dadini, a inserire nella pentola. Era congelato, l'ho tolto un po' prima e ora si è scongelato. Io la pellicina la lascio. Quindi tanti piccoli pezzetti che andrò a soffriggere insieme all'aglio. Naturalmente lasciare la pellicina è facoltativo. A chi non piace può toglierla. Sto cercando di fare veloce. Ci sono tante persone che non conosco, ma saluto tutti affettuosamente e grazie che state partecipando. Ok. Cucinare un primo piatto, la pasta, con il Magic Cooker è un sogno proprio, un sogno divenuto realtà. Con una sola pentola si fanno dei primi piatti stupendi, squisiti, senza sporcare come di solito si faceva una volta quando si cucinava normale, no che ora non è una cucina normale. Facciamo sempre le nostre ricette tradizionali, però fatte con il Magic Cooker, che ci aiuta a risparmiare tempo, fatica, denaro. Ok. E ora andiamo a soffriggere. Copriamo col coperchio 35 e accendiamo il gas. Okay. Qua abbiamo i gamberoni, togliamo questa parte, questi filini allungati, qua abbiamo un pochino di salsa e dei pelati, pomodori pelati, che tra un po' andiamo a mettere. Fare il soffritto con il Magic Cooker non fa affatto male, perché naturalmente è come la frittura che avviene fatta a bassa temperatura. Tutto quello che cuciniamo con Magic Cooker è a bassa temperatura. Il Magic Cooker, ripeto, ci permette di non passare tante ore in cucina a preparare per la famiglia. Quindi in un attimo si prepara il pranzo o la cena. In poco tempo si fanno dei dolci squisitissimi. Si fanno delle ciambelle senza usare il forno proprio
avendo il Magic Cookery non si accende affatto. Io forse voi non ci crederete, ma da una vita che non accendo più il forno. Lo uso come stipetto per mettere qualcosa, che so io, come spazio in più per mettere un qualcosa. Ciao Maria Concetta. Il soffritto è partito. Qua facciamo spazio. Ora vado a mettere questi pomodori pelati. E anche un pochino di salsa, perché voglio vedere il colore. Metto un pizzico di sale. Non molto, perché non è come quando bolliamo la pasta che mettiamo tutta quell'acqua e allora ci vuole una manciata di sale, no. Qua basta poco. Andiamo a mettere un po' di pepe nero. Di prezzemolo, ora andiamo a inserire anche i gamberoni. Quindi paccheri al pesce spada e gamberoni. Ora andiamo a inserire anche i paccheri. Questa cucina non sta, sta storta questa pentola. Intorno a 200 grammi di paccheri. Come si poteva fare, che so io, mettere la calamarata invece dei paccheri, tortiglioni, spaghetti, qualunque tipo di pasta. Ora, ogni 100 g di pasta inseriamo un bicchiere d'acqua, un bicchiere di plastica. Uno e due. Andiamo a coprire. Ora posso finire tranquillamente a preparare le palline al cioccolato, che si possono chiamare anche fagotti di sorpresa, perché quando si mangiano si capisce cosa c'è dentro. Come vedete, io tengo sempre due dita vicino per non farla troppo sottile la pasta. Poi con indice e pollice avvicino queste lembe superiori, in modo che qua sotto non sia troppo sottile, perché non si deve aprire mentre si friggono.
la cioccolata non vuole tagliata con gli spigoli, insomma, perché non devono bucare l'impasto, l'involucro, ecco qua. Quasi finendo con i dolcetti. Quando capita che si buca, si torna a ricucire così con le dita. È rimasto l'ultimo. La pasta sta incominciando la cottura, tra un po' incomincia a uscire il vapore e io devo abbassare il gas. Ok, con questa cioccolata abbiamo finito. Ora facciamo, ne vado a riempire uno con prosciutto e provola. Però qua ho bisogno di... Vabbè, vediamo come posso fare. Vorrei friggerla insieme. Ma per far questo poi le devo distinguere in qualche modo. Quindi prosciutto e provola. Andiamo a chiudere. Un'altra la vado a riempire di pezzetti di salame. Qua metto un bel pezzo di salame, salame casareccia. Uno lo vado a fare con l'anduja, ce l'ho qua. Questo viene bello piccante. Anche questo lo devo chiudere bene perché il sapore di 'nduja non deve andare nell'olio. Qualcuno lo vado a riempire di olive, devo togliere il nocciolo. Qua ora devo abbassare il gas, vedete sta uscendo il vapore, quindi abbasso la fiamma. Ok. Quindi ora ne riempiamo uno con olive e provola. Anche un po' di prosciutto. Ma che mi trovo?
Ciao Bruna. Ciao Anna. Abbiamo finito con preparare i fagottini sorpresa. Faccio un po' di prosciutto qua. Pezzettine di olive. Vedete, quando diventano umide le mani che sto toccando le olive, io le passo nella farina, se no non riesco a far sì che le parti della pasta della pizza aderiscono, perché devo chiudere bene. L'ultimo con un altro pezzo, fettina di salame. Ora io li voglio friggere insieme. Mi servono gli stuzzicadenti. Ora vedi perché. Lavare le mani. Un attimo che arrivo. Ora devo far sì che si distinguano i dolci con i salati. Ai salati metto uno stuzzicadente dalla parte inferiore qua. Non vado a bucare il fagottino, lo metto nella parte inferiore. E quindi ora andrò a fare unica frittura. Ok. Ora andrò a trasformare una pentola in friggitrice. Allora, la cosa bella è che il nostro coperchio funziona anche da friggitrice e possiamo fare la friggitrice grande come vogliamo. Se abbiamo poca roba da friggere, prendiamo una pentola piccola. Se abbiamo tanta roba, possiamo prendere una pentola grande e friggere tutto in una volta. E con olio a immersione. Ora io prendo questa pentola bella grande, è della linea aria con l'antiaderenza vulcanica. Ce l'abbiamo in promozione, poi vi dirò i prezzi. E nelle nostre pentole sono prive di sostanze tossiche, senza, che so io, nickel, senza piombo, senza cadmio, senza PFOA. Insomma, sono le pentole della salute che, abbinate al coperchio, il coperchio ci fa mangiare salutare perché tutto quello che cuciniamo è a bassa temperatura. Ma le pentole fanno sì che mentre cuciniamo non si vanno a inserire sostanze nocive come di solito a volte sono fatte le pentole.
Qua di sostanze nocive non vi è proprio niente, zero assoluto. Ora vado a friggere con l'olio, si può dire che ho fritto ieri, perché la frittura la possiamo fare, l'olio lo possiamo usare tante volte. E friggere dal pesce ai dolcetti perfino. Ora ne devo aggiungere, perché devo far sì che è immersione. Ok. Controlliamo la pasta e vediamo a che punto è. Qua posso scoprire tranquillamente perché non è una frittura. Quindi, e non inclini il coperchio, verticale, orizzontale. La cottura sta procedendo bene. Poi prendo la telecamera e vi faccio vedere. Se inclini il coperchio, guardate che succede. Ma finché sgocciola nella pasta non fa niente. Ma se va a sgocciolare nel fritto, sarebbero guai. Ora inseriamo i fagottini sorpresa. Devono stare uno vicino all'altro. Se erano di meno, avrei dovuto prendere una casseruola più piccola. E ora queste salate. Quindi tutto insieme. La frittura ora necessita fiamma alta. E andiamo a coprire col coperchio 27. Ok. Questo mettiamo da parte. Ora friggo questo fegato di maiale avvolto in quello che chiamiamo velo, così diviene più saporito. Ho messo le forbici. Non li trovo, vado a prendere le altre forbici in cucina. Così ci porto anche quel che non serve più. Arrivo subito. Eccomi qua. Taglio questo che c'è di più velo, così ci saranno meno grassi. Ciao Raffaella, ciao Lucia. Ora questo lo andrò a friggere nella
pentola a venti, nella pentola aria quadrata. Metto un goccino d'olio, perché non la faccio arrostita, la faccio fritta. Tanto, col Magic Cooker è un fritto che non fa male. Il sale lo vado a mettere dopo. Controlliamo la frittura. E questa l'andrò a chiudere col coperchio quadrato 22. È sempre della linea aria, con antiaderenza delle pentole vulcaniche. Ok. Devo mettere a posto qualcosa. Lavoro, devo anche fare un po' di spazio, perché qua lo spazio è piccolo. La cottura sta procedendo. Ora prendo la telecamera che vi voglio far vedere. Un attimo di pazienza. Come vedete qua, ho messo questo fegato. Qua abbiamo fagottini sorpresa. Vedete che sono venuti a galla tutti. E qua abbiamo il primo piatto. Ok. Mettiamo a posto la telecamera. Qua per girare il fegato ora devo chiudere, perché è frittura. Mentre qua posso fare una controllatina veloce veloce e smuoverle. Così, sempre in modo veloce. Il sale lo metto ora nel fegato. Un pizzico di sale. Andiamo ad accendere. Sempre fiamma alta. Qua facendo una, mescolandolo veloce veloce, non è necessario spegnere,
però non bisogna chiudere il coperchio. Verticale, orizzontale, non sgocciola e così non andrete, non andiamo a sporcare il piano cottura. Qua il fegatino è pronto e vado a mettere in un piatto. Aspettiamo che i fumi, i vapori vanno giù, perché con la frittura dobbiamo fare così, in modo che nella cucina non si sente nessun odore di fritto, nessun odore di ciò che stiamo cucinando. Due fettine di fegato è pronto. Vi preparo lo zucchero a velo. Sono quasi pronte. Dentro ora vado a mettere lo zucchero a velo. Posso chiudere? Controlliamo la pasta. La pasta è quasi cotta. Allora, quello con gli stuzzicadenti devo mettere in un piatto. E questi sarebbero i rustici. Non si sono aperti affatto. Quanto era di gusto, ci vediamo. Ok. Sembra il quadro.
vogliamo queste dolci. Ok, la pasta devo spegnere. Ce n'è uno con lo stuzzicadente, togliamolo giù. Ok, questo era sfuggito. Ora verranno tutte belle imbiancate. Ciao Antonia, ciao Alba. Ed ecco pronti i miei dolcetti. Ora li metto in un vassoio. E come vedete li ho fritti assieme, dolci e salati. Dolci naturalmente intendo quello con la cioccolata all'interno e i salati quelli riempiti di salato. Ok. Quindi rustici e come vedete quei dolci. Ora prima di impiattare la pasta vi voglio spiegare, dire qualche promozione. Aspetta che prendo, cominciamo dalla casseruola 20. La casseruola 20 aria con antiaderenza delle vulcaniche, sempre senza materiale tossico, costa, vediamo un attimo, $59,90 la casseruola e 2 libri. La va a chiudere il coperchio quadrato 22. Il coperchio che una volta avevamo la quadrotta, il coperchio che chiudeva la quadrotta. Quindi la casseruola $59,90. Porta a posto. Abbiamo questa quadrata che la va a chiudere il coperchio quadrato. Coperchio quadrato 30. La casseruola quadrata vulcanica costa $79,90 con 2 libri. Questa che ho usato come friggitrice costa anche $79,90, sempre con 2 libri. E questa di diametro 32, quel tegame, anche $79,90, ma questa volta di libri ce ne sono 3. Il coperchio 35 che chiude questa pentola costa $79,90 con 3 libri. Il 27 che va a chiudere la pentola aria 24
costa 59,90, mentre il 31 costa 69,90. Poi abbiamo le offerte. Il 31 e il 25 solo 109,90 con 3 libri. Poi volendo abbiamo anche l'offerta di 35,27, solo 119,90 con 4 libri. Abbiamo pure l'offerta di un attimo. Beh, sposto la telecamera e ve li mostro senza che li prendo in mano. Qua abbiamo il Trissi, il 35, il 31 e il 27. Tutte e tre costano solo 149,90. Si può dire 50 euro a coperchio. Poi volendo abbiamo anche un quarto coperchio, tutti e quattro, il 21, 31, 35 e 27, solo 169,90. Come vedete le offerte sono tantissime. Voglio mostrarvi i piatti. Questo è il fegato fritto, avvolto nel velo che vi ho detto io. Questi sono fagottini al cioccolato, chiamati anche pallino al cioccolato. E questi sono fagottini sorpresa, che, riempiti quale con 'nduja e quale con olivo, prosciutto e provola, quale col salsiccia. E come vedete non si nota di cosa sono riempiti. Qua abbiamo i paccheri già pronti, poi li impiatterò, farò le foto e le mostrerò sul profilo e nel gruppo. Mettiamo la telecamera a posto. Ok, per stasera abbiamo finito. Grazie che avete partecipato. Un saluto affettuoso a tutti voi. Ora ci rivedremo mercoledì. Ciao ciao! Ciao Iole!